Oggi Tagleconomia è presso Parma Fiere per realizzare uno speciale su SPS PC Drive, la fiera per l'industria intelligente, digitale e flessibile. Nata nel 2011, una fiera giovane ma forte, la fiera è l'appuntamento annuale per confrontarsi sui temi più sfidanti dell'industria di domani. Andiamo a conoscere i protagonisti. SPS IPC Drive, Fiera di Parma, parliamo oggi di tecnologia, di automazione, di robotica. Ne parliamo in compagnia del dottor Davide Nardelli, amministratore unico della Advanced Technology. Intanto grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. Un'azienda nata 20 anni fa, parliamo di una sede importante a Milano e soprattutto tanta tecnologia, tanta conoscenza, tanto know-how, tanti investimenti. Esattamente, noi operiamo in un mondo particolare dell'automazione industriale che si definisce come visione artificiale o machine vision e sono tutte tecnologie che permettono di assistere la produzione con dei controlli di qualità di tipo visivo, quindi analisi delle immagini, estrazione di informazioni da un'immagine. E quindi è tutto un insieme di tecnologie che ci permettono fondamentalmente di aumentare la qualità del prodotto che noi andiamo a produrre in fine linea. Ecco, dottor Nardelli, tecnologie potremmo dire a 360 gradi, in quanto possono e devono essere utilizzate da tutti i settori, ovviamente commerciali. Esattamente. Diciamo che il mercato di riferimento dove l'Italia è fortissima è la produzione di macchine di automatiche, sia di produzione, di assemblaggio che di packaging. E queste tecnologie vengono utilizzate, queste macchine, per garantire il controllo di qualità. Controllo di qualità che può toccare vari aspetti, possiamo andare a verificare che non ci siano contaminazioni in un prodotto farmaceutico o controllare che la pastiglia in un blister sia del formato giusto, quindi possiamo veramente certificare la produzione a 360 gradi e possiamo misurare anche degli oggetti meccanici per poter garantire che ci siano le tolleranze corrette. L'Italia fortunatamente si presenta sul mercato come leader assoluto, siamo secondi in Europa, ovviamente come sempre dietro la Germania, ma siamo avanti alla Francia, all'Inghilterra e altri paesi ben industrializzati. Quindi possiamo dire con orgoglio che siamo molto forti in questo mercato. Investimenti in tecnologia, in know-how, in formazione, altro elemento importante, rapporti con il mondo universitario. Sì, l'investimento è elevato. Noi siamo dei distributori, potremmo fare semplicemente distributore. Abbiamo deciso subito dall'apertura dell'azienda di dare un contributo con del know-how specifico e facciamo cessione di know-how volentieri, quindi anche sulle nostre piattaforme web noi possiamo trovare dei corsi di formazione che noi cediamo gratuitamente perché crediamo molto nello sviluppo del know-how e della cessione del know-how per sviluppare il mercato. La nostra finalità è vendere tecnologia e non trattenere il know-how perché sarebbe sbagliato e anche controproducente, quindi investiamo molto in quella direzione. Quindi la formazione è importantissima. Sì, abbiamo un gruppo di sviluppo software di 7 persone con altissime competenze in questo mercato e vengono cedute fondamentalmente le loro competenze alle aziende che desiderano accelerare anche i processi di sviluppo, il time to market è importantissimo, sono tecnologie che richiedono da un minimo di 6 mesi a 1 anno e mezzo, 2 di ricerca e sviluppo, quindi più noi riusciamo a contrarre questi tempi e più riusciamo a accelerare il time to market per le aziende clienti, quindi è molto importante. Servono più rapporti tra il mondo universitario e le imprese, ecco, questo potrebbe dare nuova linfa, nuovo impulso alla definizione, alla risoluzione di obiettivi, progetti. Sì, l'automazione industriale a 360 gradi ha un grossissimo problema oggi di molta domanda di ingegneri e poca offerta, quindi sicuramente le università rappresentano un punto di partenza importante su cui bisogna fare un grosso investimento, proprio attrarre nuovi studenti dentro le università. La qualità delle università è eccellente, ci sono dei dipartimenti che lavorano splendidamente, però mancano proprio studenti, quindi dobbiamo stimolare gli studenti a iscriversi in questo mondo. In sostanza un settore in salute, un settore in crescita e soprattutto in continua evoluzione. In continua evoluzione, i trend di mercato dicono che c'è una crescita costante di circa un 10% su base annua su tutto il mondo, l'Italia cresce un pochino di più di questo trend.
Questo grazie a una forte diversificazione del nostro mercato, quindi potrei dire che noi una media di crescita intorno al 15-16%. A suo avviso il mondo asiatico potrebbe stravolgere a breve gli equilibri? Sì. Cominciamo a vedere una contaminazione asiatica, hanno utilizzato le nostre tecnologie e oggi incominciano a essere propositori loro stessi di tecnologia, quindi un po' andranno a contaminare il nostro mercato. Fortunatamente credo che il mercato europeo sia abbastanza intelligente per capire dove comprare tecnologia non solo a basso costo, ma dove c'è dietro del valore vero, che è il valore aggiunto che c'è nella tecnologia. Quindi il Made in Italy credo che il low cost non è sufficiente. Noi, dottor Nardelli, la ringraziamo, ringraziamo Advanced Technology per l'ospitalità e io ringrazio voi. Buona fiera. Grazie mille, grazie.